Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Don't Panic di Tedua. Circa 2 settimane fa era stato caricato alla mezzanotte del venerdì questo EP, che poi dopo pochi secondi fu eliminato. E allora tutti cominciarono a chiedersi: sarà stato caricato per sbaglio? Il profilo di Tedua sarà stato hackerato? Poi pochi giorni fa proprio Tedua ha deciso di toglierci ogni tipo di dubbio annunciando l'uscita di questo piccolo EP alle 14 di oggi. Sono oggi ora le 7, lo sto registrando il 4 maggio, affermando anche che più che vederlo come un EP, come un mixtape o quant'altro, sono delle strofe scartate molto forti a suo avviso, che quindi allo stesso tempo non potevano essere messe in un album perché magari non gli piacevano e non erano all'altezza, ma non potevano nemmeno venire scartate così facilmente. Comunque oggi le andremo ad ascoltare, non ho ancora idea di come editerò il video, se vi farò vedere il video, cercherò di fare tutto in post produzione nella maniera più bella possibile. Ok, ho qua il video che dura 9 minuti e 47, c'è un hashtag Ital Drill, quindi a quanto pare sarà in tema drill, non lo so, non ho idea. Direi che possiamo anche procedere con l'ascolto. La divina commedia, Ital Drill, vita vera. Ok, 20 frena, non mi vedi temi te, due neri vetri per la selva. Va bene. Posti di blocco, ma gente mi creda. Io sono un angelo caduto a terra, non mi capacito della faccenda. Rossi miei occhi, semaforo, luci, lucifero, quanti gironi che mancano. Non hanno capito, il mio spirito è vivo. Tante due all'inferno verso il paradiso. Sempre in tema la Divina Commedia. Via dal limbo su un allambo. Con Virgilio gliela passo. Chiamo il tipo qui in un lampo. Niente fitti nel game, fresh, stop play, no, non sei un gang member. Breakfast, rappers, li mangio vivi col chili peppers. Sono il più chill, ma le volte dipende. Dice, trasmettete che mette il segnale. Porto valigia con rime dannate. Bene. Che dire, una prima traccia totalmente hard, cattiva, molte influenze UK Drill, almeno comunque nel beat, ecco perché l'hashtag Ital Drill. Che dire, l'ha fatta molto a suo modo, il flow è sempre lo stesso per circa 2 minuti che poi dura il pezzo. Mi piace molto l'ambientazione del video, inferno, infatti dietro c'è uno scenario diciamo apocalittico, sicuramente effetti fatti col green screen. Mi piace un botto come ha messo il microfono proprio su questo tronco di legno, perché boh, è figo, ripeto, ti ricorda molto comunque il mood Divina Commedia, quindi probabilmente il suo album ufficiale si chiamerà ancora così. L'ha fatta molto alla maniera sua la drill e ci sta, non so quanto anche più avanti me la posso ripompare, però sicuramente è un altro buon tentativo di riportare quel genere in Italia. Andiamo con la seconda canzone, che è Batman. Batman, Batman, Balmain, guarda, upgrade nel game, no pain, non basta. Va bene. Gialla, baseball, Dallas, Fable, paga, esco, vesto, Prada. Leggo Dante, pago le cene con del contante. Te aggiungi un posto alla tavola, del nero d'avola, dentro un container che navighi. Dentro le guardie, Alfonso l'Antartide. Ma qua l'Atlanta non sei sull'Atlante, no, come Atlantide. Che due passano gli anni, lasciano danni addosso e come non darti torto, fre. Ok, questo era Batman, non Batman, forse prima ho detto così. Così, produzione di Garelli, un altro minutino veloce così di drill. Che dire, forse mi è piaciuta più della prima perché comunque ci mette anche un po' di parte melodica e sappiamo tutti che comunque Tedua quando fa quelle robe, anche un po' in stile magari Orange County, no? Le sa sempre fare bene e secondo me se lui, ora non voglio dire facesse drill perché non è il suo genere, però se iniziasse a fare anche qualche pezzo un po' più lungo, magari 2-3 minuti, con la metrica e il flow che ha, se ci mette anche un ritornello in stile appunto Orange County, come può fare veramente una hit. Quindi questa mi è piaciuta. Paris. Il mio best homie non si tiene perché beve, fa la breve. Scarpe nuove, nuove auto, nuove leve. Io non do confidenze. Frecciano la notte sotto note di Ital Drill. I ragazzi della street. Nell'albergo lusso di Parì. Con modelle fashion week, wesh. Fermati, cercami un whisky, sparisci da qui. Per ogni pezzo che faccio, prego un fratello condannato nel braccio. Preso da un cerbero. La prova del cuoco, la coca nel fuoco. Ma non la tocco. Fuori di casa 18. Corri più forte se piova di rotto. Mole mentre balla, mi parla col corpo. Ma cerco solo Beatrice, no biccia rivista attorno. Questa mi ha dato molto di freestyle. Cioè, si vede che è una strofa che secondo me ha scritto anche abbastanza di getto. Proprio in 10 minuti. Un quarto d'ora, effettivamente è carina, però se posso già dire una cosa, dopo la terza canzone così, sempre con questo flow solito alla Tedua, sinceramente non lo voglio dire, lo dico, mi sto anche iniziando a rompere un po' il cazzo. Va bene, sono strofe scartate, eh? Assolutamente nulla da dire, però un altro album tutto così
non credo di leggerlo. Corvi. Tutti quanti con la stessa spocchia, questa strada è spoglia, 100 okay. volte la stessa storia, per ste cose parla col Nokia. Faccio la vita che sognano in molti, molti ci sono morti, e sentire il rumore dei corvi, ma anche se non realizzi i tuoi sogni, vivi bene lo stesso se provi. Ok, senti gli spifferi quando nei vicoli sembra di stare giù agli inferi, vento in faccia ma la mia giacca bello. Copre dai vigili. Ti faccio fuori sti rapper, noi fuori legge, il micro sembra Winchester, la PS mi vede, fa strane richieste, VVS sul polso sanno dove sono con il GPS, quando dietro al vetro leggo i veco camionette. Questa insieme a Badman per ora credo che siano le mie preferite, molto carina, sempre il suo stesso flow molto rappato, ma qua mi è piaciuto di più, probabilmente anche per via della strumentale che in questo caso secondo me è davvero carina, fatta da Chris Nolan. Boh, avrei voluto sentire magari un'altra strofa con un ritornello orecchiabile e secondo me sarebbe potuta uscire pure una bella canzone di 2 minuti e mezzo, 3 da mettere anche in un progetto ufficiale. Urla. Senti le urla, ti caccia di casa tua mamma che grida e ti lancia la roba, perché la vita fratella è una sola, made in. Okay. Prova a smettere di essere in coma, vienimi a prendere, sono di nuovo alla porta, tanto okay. l'intelligence pronta. Guardo come cambiano moda e colori, non sto su un autobus, io ho fatto i soldi, però ricordo le vecchie emozioni, cercando il biglietto, il pretesto giusto, fugo dai controllori. La mia strada lo riconosce, in più parli solo di cose viste alla televisione, bazzette della nazione, c'è chi imbroglia le altre persone. Ok, credo che siano 6 tracce perché ce n'è ancora un'altra. Comunque, carina, mi è piaciuta molto di più la seconda parte, un po' più cantata, anche a livello di sound sicuramente più piacevole da sentire. Niente di che, non so che altro dirvi, ascoltiamo l'ultima. Ma senti che beat, oh. Benvenuta all'inferno, sono detenuta all'interno, ok lo sento, tendo la mano ad un mio fratello, gli ha spappolato il cervello, questo coltello è tagliente da niente, si affila in bagno di sangue, la vittima è in emorragia, tante bello. Spia tutti i peccati ma tu fai la spia, quando entro dentro don't panic, no Jojo please stop playing, verde, rossa, giallo, la lilla, nella metro tengo, metto una firma, Triliguria la mia famiglia, non sono giri ma sono gironi, la strada mi guarda con gli occhi di fuori, se ti rapporti lontano dai soliti posti cresce, rafforzi quello che senti quando ti esponi. Rettifico, sono 7 tracce, ce n'è un'altra ancora, non so perché mi era venuto da dirvi 5. Questa carina, pure questa credo che sia tra le migliori. Sempre riprendiamo un po' il suo flow classico, molto rappato, 1000 incastri. E questa è una cosa che forse alla lunga può un po' stancare, che secondo me dovrebbe anche imparare un attimo a dosare, o comunque semplicemente a variare. Molto bella l'ambientazione di questa parte, dove sta praticamente proprio all'inferno. Comunque ascoltiamo l'ultima. E così parli di strada, proprio adesso che ti ho visto fare quella marchettata, gente che non sa niente, prende e spende i soldi a caso. Edo, alleva la tua arroganza, mi alzo dal letto, cielo in una stanza, scelgo un motivo, lo scrivo, tengo sulla spalla il mio zaino di storie, la musica palla fra e parla più forte, vieni sotto casa e minaccia di morte. Calma, il karma non salva, Ryan da solo al fronte, mamma guarda quanta mia rabbia tra poco esplode. 5 ragazzi in un'auto che sfrecciano dalle volanti ma con i cavalli di Pegaso. Certo ci vuole fegato per essere vero bro, perché poi i sogni si avverino. Io non comando a bacchetta, chi non mi rispetta che vada a fanculo, non credo ti serva un piano di riserva, la parola svelta è la commedia dentro la selva, no la foresta del lupo. Per concludere, una canzone in stile lo-fi come ci ha abituato in tutti e due i capitoli di Vita Vera, o comunque entrambe le parti, ci sta. Anche questa forse insieme alle altre è tra le migliori alla fine del progetto. Prendiamolo per quello che alla fine sono tracce scartate da album e pubblicate perché secondo Tedu erano troppo forti da lasciare insomma nel cestino. Quindi per questo ti dico, tanta roba, magari altri rapper pubblicassero così a cazzo le proprie strofe che non usano più, perché è sempre un piacere sentirle. Per tutto l'EP, chiamiamolo così, e anche nel video è presente questo mood o comunque questo concept della Divina Commedia, l'inferno, poi secondo me tipo Paris, era Paris se non sbaglio, mi dà tipo l'ambientazione nel purgatorio, comunque c'è sempre questo tema ricorrente. Non vorrei sbilanciarmi più di tanto perché sì, ammetto che mi sia piaciuto, ma ho l'impressione che tra una settimana mi rompa già il cazzo così un po' come è successo con Vita Vera. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa sorpresa di Tedua? Vi aspettavate di più? State aspettando la Divina Commedia? Insomma, fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi anche altre reaction. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Slatt!